si sposta ancora di qualche grado. La luce che inquadra questo percorso, seguiamo Matteo Grattarola e la sua Scerco. Sale bene, intanto sul primo ostacolo, attenzione, questo tronco verticale, guardate, tagliato volutamente con parti alte e parti basse del percorso, dove il pilota poi dovrà salire. Guardate la posizione di surplus dei piloti, buono, vedete questi continui saltelli, il passaggio in obliquo è bello per Grattarola. Attenzione, siamo nella parte finale ed è 1-0, 0 penalità per Matteo Grattarola. Andiamo adesso con Andrea Baccaretti. Un applauso lui? Vuole l'applauso? No? Dopo lo vuoi? A metà del percorso? Dai, ok. Pronti a seguire Andrea Baccaretti, la sua rincorsa. Questo ingresso non è certo molto bello, vedete con la ruota posteriore va ad appoggiare proprio sul tronco obliquo. Adesso è pronto per continuare, vedete, indirizza la motocicletta verso il punto da lui scelto e i trialisti veramente riescono a fare cose impossibili, vi potete rendere conto, soprattutto voi che siete più vicino, quanto sono perfezionisti questi piloti, percorrono in perfetto equilibrio. Guardate, adesso forse è il momento dell'applauso, Andrea, forse è il momento buono, dici di sì, ok, proviamo! Prosegue la sua corsa, attenzione, l'ultima parte, la più difficile, il pugno chiuso ed è il secondo 0 consecutivo. C'è un proverbio che recita, non c'è due senza il tre. Vedremo se Bosis firmerà il terzo passaggio a 0. E pronto, eccolo! Buono della prima parte. Adesso bisognerà indirizzare bene la sua Scerco. Quattro tempi su questo percorso. Lo segue bene Bosis, guardate, piede destro via dalla pedana per mantenersi in equilibrio, lo fa con sinistro adesso, prosegue la sua corsa, è quasi fermo e anche per lui c'è il miglior risultato della sera, 0 penalità. Allora, dicevamo di questo proverbio, c'è 2 senza il 3 e il 4 senza 6, dovrebbe dire così una rima. Vedremo, aspettando chiaramente il leader della classifica, l'alfiere della scorpa, non che Michele Orizio. Eccolo qua, attenzione, pronto per la rincorsa. Molto bello, il punto d'appoggio di Orizio. Ecco intanto Molteni che dà i suggerimenti al suo pilota, vista da dietro. La posizione di Orizio è a dir poco perfetta, adesso però deve alternare il punto d'appoggio dello stivale sul pedale. Prosegue, peccato a rischiare adesso, ce la faccio, 1-0! E ancora la prova naturale, la più semplice, l'abbiamo visto, con 0 penalità. E allora adesso